Bentrovati a un nuovo appuntamento con Dentro la Salute. Quest'oggi il fil rouge che unisce i nostri servizi è l'innovazione e quanto importante sia la ricerca in campo medico e sanitario. Il fil rouge che unisce l'innovazione e il Covid è proprio l'inizio, perché con il Covid abbiamo visto che la telemedicina, abbiamo visto che gli esami di laboratorio, abbiamo visto che le medicine e i vaccini sono stati davvero molto importanti. Partiamo dagli anticorpi monoclonali che curano il Covid e sono l'oggetto di un nostro servizio. Altro servizio, la medicina di laboratorio. Abbiamo visto proprio in questi 2 anni così difficili quanto la medicina di laboratorio sia stata al fianco di tutti noi con i test. E poi vedremo infine una cosa molto importante, la telemedicina, che esisteva prima, esiste da molti anni, ma che con il Covid ha avuto un'impennata, ha avuto una sorta di catalizzazione e oggi con il PNRR è previsto che arriverà in tutte le famiglie. Buona visione! C'è il vaccino anti-Covid ed è importantissimo, ma finalmente sono state avallate le cure con gli anticorpi monoclonali e farmaci antivirali. Funzionano, l'utilizzo però è critico, perché queste cure devono essere somministrate entro i primi giorni dalla comparsa dei sintomi. I farmaci antivirali sono l'arma in più per curare il Covid, ma non sono mai stati utilizzati in misura adeguata. Il motivo è che non si riesce a somministrarli in tempo, e cioè entro i 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, poiché la burocrazia sanitaria ne ostacola la somministrazione per i troppi passaggi e le troppe autorizzazioni necessarie e così gli ospedali si riempiono di pazienti. Il risultato del tampone ufficiale difatti non arriva prima di 24 ore, ma in alcune regioni ci vogliono anche più di 3 giorni. Il medico di base o l'unità USCA, quando reperibili, devono formulare una prima diagnosi e per capire se il paziente è adatto al trattamento e allertare il reparto di malattie infettive dell'ospedale più vicino e dove l'infettivologo deve valutare il quadro clinico e autorizzare quindi la ricetta. E solo dopo il paziente potrà avere la sua scatola di medicinali fornita direttamente dalla farmacia ospedaliera, quindi deve andare in ospedale o mandare qualcuno a prendere il farmaco. Accade anche per la pillola di Pfizer di recente introduzione, perché se è vero che il primo farmaco orale si può prendere a casa, i passaggi per averla sono lenti e farraginosi e sono stati investiti molti soldi per acquistarne le prime 600.000 dosi, di cui è disponibile oggi la prima fornitura di 11.200 trattamenti. Per risolvere il problema bisognerebbe farli prescrivere dai medici di medicina generale, ai quali basterebbe anche un teleconsulto tra medico e specialista per accorciare i tempi, da cui ancora una volta l'importanza della telemedicina per facilitare i processi di cura. Stesso problema per gli anticorpi monoclonali, anticoronavirus, di cui sono state acquistate 150.000 dosi e utilizzate appena 45.000, di cui per esempio solo 5.500 di Sotrovimab, l'unico efficace contro la variante Omicron. E pensare che con l'investimento di 400 milioni per l'acquisto si pensava di poter effettuare oltre 1.000 cicli al giorno, ma le prescrizioni giornaliere non sono state più di un centinaio e parte di 40.000 trattamenti del primo lotto di Lilly e Regeneron, i primi ad arrivare in Italia, sono rimasti nei frigoriferi e la scadenza, ahimè, è vicina. L'ideale è somministrare i monoclonali il prima possibile, ma tra tampone e ricovero i tempi sono stretti, tenendo conto che non tutti gli ospedali utilizzano i monoclonali, che sono prescrivibili questi solo in ospedale. Da quando sono state acquistate ne sono state somministrate solo 40.000 dosi, di cui la metà in 4 regioni, il Lazio, la Lombardia, il Veneto e la Toscana. In definitiva, mentre per i vaccini c'è stata una politica proattiva, e il generale Figliuolo docet, sui farmaci anti-Covid questa attività è mancata e nonostante i protocolli clinici siano stati messi a punto, purtroppo sono mancati i protocolli operativi e si è proceduto in ordine sparso tra le varie regioni, di cui noi sappiamo che le differenti capacità organizzative sono molto varie. C'è un campo medico che può essere definito il dietro le quinte della medicina così come la conosciamo quotidianamente, è la medicina di laboratorio. C'è un cospicuo numero di professionisti che giorno dopo giorno analizza i risultati dei nostri esami, dei nostri tamponi e si adopera per trovare nuovi farmaci e nuove soluzioni.
La medicina di laboratorio sta vivendo una vera e propria rivoluzione e subirà presto altre grandi trasformazioni, grazie anche al PNRR. Si è parlato di questo nel corso dell'evento Medicina di laboratorio e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzato su iniziativa della senatrice Anna Maria Parente, presidente della 12ª Commissione Igiene e Sanità, e di Sergio Bernardini, noto professore di biochimica clinica e biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma. Un incontro dal quale sono emersi punti importanti di chiamata all'azione, come ci spiega il professor Bernardini. La prima cosa è un coordinamento in qualche modo nazionale, accorto, della spesa e il monitoraggio e la rendicontazione della spesa, perché poi sarebbe bello che questa spesa venisse rendicontata nel dettaglio e, una volta spesa, cercare di comprendere quanto questo investimento ha reso alla sanità, quindi monitorizzarla nel tempo per imparare ciò che è stato fatto bene e ciò che è stato fatto male. Credo che serva proprio un organo centrale di coordinamento, che non so dove potrebbe stare, questa è politica e non è il mio mestiere, però questa è la prima cosa. La seconda, come medicina di laboratorio, l'assoluta necessità di una normativa nazionale per il point of care, perché naturalmente questo avrà un grande impiego nel domicilio, nella casa di comunità, nell'ospedale di comunità, e quindi poi anche in delle situazioni satelliti come le farmacie, come gli studi medici, e quindi non dobbiamo entrare in una giungla, dobbiamo avere una normativa nazionale che indichi quali sono i requisiti anche formativi per poter fare questo tipo di analisi, se è necessario, non so, fare un piccolo corso, avere una sorta di accreditamento, come si può creare la rete tra le varie livelli di struttura. E ripeto, per questo fortunatamente abbiamo dei modelli già operativi in Italia, molto efficienti, come quello dell'Emilia Romagna e della Toscana. Penso che queste siano le due cose fondamentali. Oltre alla terza, c'è la richiesta veramente, diciamo, che è una necessità che chiunque vedrebbe, cioè di implementare il patrimonio strumentale e formativo della medicina di laboratorio. Siamo ad un nuovo appuntamento con la telemedicina e parliamo di teleassistenza. È importantissimo che sui pazienti, soprattutto sui cronici, si eseguano terapie importanti e indispensabili per la loro vita. Siamo al quinto appuntamento della telemedicina in Salute Net. Oggi parliamo di teleassistenza. La teleassistenza è quella componente in cui la decisione medica è già stata presa ed entrano in campo i fisioterapisti, gli infermieri, che a distanza possono in qualche maniera incidere su quella che è la patologia cronica del paziente, quindi supportarlo in alcune situazioni nell'applicazione di quello che il medico ha già deciso, e nello stesso tempo possono fornire assistenza anche ai familiari, a quello che normalmente viene definito il caregiver. Proseguiamo anche oggi con la telemedicina e a esplorare un'altra delle prestazioni di base della telemedicina che sono autorizzate nel nostro paese. Parliamo della teleassistenza da parte di professionisti sanitari. La teleassistenza non è una semplice videochiamata di conforto, è un atto professionale di pertinenza della relativa professione di riferimento. Se mi serve l'assistenza di un infermiere, farò la teleassistenza infermieristica. Se mi serve l'assistenza a distanza di un fisioterapista, farò la teleassistenza fisioterapistica. Si basa sull'interazione a distanza di un professionista sanitario da una parte e il paziente, anche con il caregiver, dall'altra parte, per mezzo di una videochiamata.
Anche in questo caso all'occorrenza si possono aggiungere la condivisione di dati, di informazioni, di referti di esami o addirittura di immagini. Ma la teleassistenza, a differenza della teleconsulto, non richiede che queste informazioni siano verificate in qualità in modo tale da garantire la presa di decisione medica. Si tratta infatti di lavorare all'interno di una decisione medica già presa a priori. E la teleassistenza consiste nell'applicare nel miglior modo possibile ciò che è stato deciso dal medico in quanto a procedura diagnostica oppure a trattamento, a terapia medica da somministrare.